A Cures, ce ne parla Gemma Giovannelli. A meno di 40 km da Roma, questo è il paesaggio che si scopre davanti a noi. Dolci colline punteggiate di ulivi che salgono verso montagne più ripide, piccoli borghi medievali, castelli, monasteri e abbazie. È la Sabina, abitata e coltivata da millenni. La sua capitale, Cures, che vuol dire lancia, un'importantissima città, citata da Cicerone, Virgilio, Varrone, legata alle origini di Roma e patria di Tito Tazio, sovrano che governò insieme a Romolo, e Numa Pompilio, secondo re di Roma. La storia della fondazione narra del principe reatino Modio Fabidio, che qui si stabilì nell'VIII IX secolo a.C. in seguito ad una migrazione sacra. Qui vediamo i resti delle antiche terme della città di Cures, sono databili dal primo secolo d.C. in avanti. Qui gli abitanti della città di Cures amavano incontrarsi per fare dei bagni, delle letture e socializzare in generale. Alle nostre spalle vediamo l'ambiente del Calidarium. Qui di fronte a noi vediamo un altro ambiente che si trova poche decine di metri a nord delle terme. Finora, diciamo, è stato scoperto un muro con andamento circolare. Questa muratura è venuta fuori dagli scavi degli anni '80 e ripulita nelle ultime campagne di scavo eseguite dall'Università di Lovanio. E che osso potrebbe rappresentare questo muro? Sono attestati nell'aria la presenza di un teatro e di un anfiteatro, quindi si potrebbe studiare questa ipotesi di lavoro. La città, oltre a disporre di un centro, presentava agglomerati di ville rustiche distribuite in un'area piuttosto vasta, prospiciente la valle del Tevere, dall'attuale Passo Corese al fiume Farfa. Aveva questo ruolo strategico di cerniera tra l'area appennina interna e la valle del Tevere, e quindi poi il Tirreno, che erano grandi vie di commercio per quanto riguarda l'antichità, e quindi elementi strategici di crescita, di sviluppo di un territorio stesso. È chiaro, poi Cures era la porta Sabina nei rapporti con Roma. Centro importante per la fondazione di Roma. A chi ha dato i natali la città di Cures? C'erano due personaggi di grande rilievo, Tito Tazio e Numa Pompilio. Sono due personaggi che hanno giocato un ruolo non indifferente nella fondazione di Roma. Ricordiamo il mito del ratto delle Sabine, con Tito Tazio che attaccò appunto i Romani, Romolo, per cercare di recuperare queste donne rapite, ma quelle donne che si misero in mezzo, come sempre accade nella storia vera, da grandi mediatrici. Il leggendario ratto delle Sabine testimonia la fusione dopo varie guerre del popolo romano con quello sabino, sancita da matrimoni e accordi politici. Una città particolare, Cures, senza mura, una città di servizi, ricca di ville rustiche, aziende agricole, con le merci che viaggiavano sul mercato di Roma. Viene datata dalla seconda metà del secondo secolo a.C., siamo nella villa romana di Grotti di Torri, è un esempio più importante e più noto del territorio di Cures, di villa romana rivestita con questi grandi massi, che secondo la tecnica dell'Ugli, diciamo, sono della terza maniera. Sì, è un'azienda agricola. In questo periodo le produzioni più importanti riguardavano ovviamente l'olio in Sabina, il vino, le pesche supernazie, i fichi, anche erbe medicinali, ecco. Millenaria quella della Sabina, da preservare e tramandare alle future generazioni, ma soprattutto ancora da scoprire. Sindaco, un patrimonio culturale, storico e turistico di grande rilevanza. Quali sono le prospettive? Come vi state muovendo? Innanzitutto quello che stiamo facendo è rimettere sotto i riflettori quest'area archeologica importantissima. Noi abbiamo un vero e proprio tesoro che era sepolto fisicamente sotto, diciamo così, una selva di rovi e di terra. Oggi la sfida più grande è mettere, diciamo così, insieme tutte quelle energie positive, soprattutto dal punto di vista della ricerca dei fondi, che noi a volte scarseggiano in Italia per queste cose, invece dovrebbe essere una delle priorità, e quindi noi stiamo tentando di far sì che attraverso i canali istituzionali si possa tornare a fare, perché no, una vera e propria campagna di scavo, ma soprattutto far sì che anche già quello che oggi è visibile possa diventare fruibile a tutti coloro che sono interessati. Fra ulivi millenari, arte, storia e gusto, la Sabina è uno dei luoghi più belli d'Italia. Il fascino dei suoi borghi medievali, dei suoi colli e dei suoi caratteristici uliveti ne fanno una meta tutta da scoprire, esplorandola con calma per assaporarne ogni sfumatura.
Thank you.